Ed è in crescita il fenomeno delle baby gang, un fenomeno che adesso viene fotografato grazie anche ad uno studio. Violenti e arrabbiati, spietati e distruttivi, sono i minorenni che si aggregano in bande, le famigerate baby gang, che sono diventate un pericolo sempre più concreto e un sintomo di profondo disagio. Soprusi, atti vandalici, azioni criminali scaturiscono dalla necessità di non sentire il vuoto di una famiglia assente, le difficoltà di integrarsi in altri contesti, primo su tutti, la scuola. È questo il ritratto che emerge da un recente studio realizzato da Transcrime, centro di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto del Ministero dell'Interno e della Giustizia. La ricerca parla chiaro: dal 2019 al 2022 i minori denunciati sono stati il 14% in più, le segnalazioni per percosse sono aumentate del 50%, quelle per rapine del 75%. Non agiscono mai da soli, fanno sempre gruppo trasformandosi in gang, composte da meno di 10 individui, in prevalenza maschi e con un'età compresa fra i 15 e i 17 anni, quasi sempre italiani. Se i dati hanno evidenziato situazioni di marginalità o disagio socio-economico per molti dei componenti, sono in aumento i giovani violenti che appartengono a fasce socio-economiche medio-alte. La maggioranza dei gruppi è coinvolta in risse, gli atti di bullismo riguardano il 51% dei giovani, furti e rapine il 40%. Il dossier evidenzia come moltissimi ragazzini non solo abbiano problemi all'interno della famiglia, ma anche a scuola. L'abbandono, i bassi livelli di istruzione e l'assenza di ambizioni personali diventano una miscela emotiva che prima li allontana dai compagni, dai quali si sentono emarginati, poi si trasforma in rabbia e violenza.